Grazie Elena e grazie soprattutto per averci invitato a questo secondo vostro appuntamento a Brescia, il Vegan in Festa, e quindi grazie a Animal Amnesty, in buona sostanza, che ha capito come sempre, perché è sempre nel pezzo Animal Amnesty in questi ultimi anni che io ho avuto il piacere di conoscerli, sono veramente sempre dentro al pezzo delle problematiche importanti, serie, reali, che coinvolgono il mondo degli animali, ma in particolare poi il rapporto uomo-animale. Quindi grazie per averci voluto qui insieme a voi, e un'altra occasione per il Pengolai Project, ma in particolare appunto per gli elefanti, di farsi conoscere. Un'altra occasione per presentarvi quelle che sono le realtà attuali in un mondo che sembra molto lontano dal nostro, ma che in realtà vedremo che per problemi e condizioni sociali, economiche, è un mondo che ci è molto molto vicino. Perché siamo tanti in tanta tipologia di persone, però in questo momento in alcuni consessi, in alcune realtà ci si trova tutti insieme, anche con veramente diversità di responsabilità sociale, con diversità di estrazione sociale, e ci si trova intorno agli animali. Cosa collega un progetto come questo? Cosa collega un progetto che guarda gli elefanti e i rinoceronti a un mondo vegano, a un mondo etico, a un mondo italiano, per esempio? Perché dobbiamo capire perché io sono qua a parlare a voi e a tutte le persone che condividono, che hanno nella loro sensibilità e hanno nel loro codice genetico quello che è l'attenzione a una cosa fondamentale che è, diciamo, la sofferenza. Quindi il trade union della nostra chiacchierata di oggi, del momento che io interfaccerò con voi due relazioni abbastanza forti, una forte per il tenore dell'immagine, per la profondità delle immagini che vedrete, che sono estremamente pesanti, quindi veramente ripeto, se qualcuno di voi non ce la fa, non deve farsi male. Ecco, parlavo poco fa proprio con Alessandro di quante immagini, insomma, ci sono anche pesanti su Facebook e su internet. Bisogna saperle mettere, bisogna saperle postare, bisogna saper condividere la sofferenza dell'altro, e non tutti lo fanno con una logica di rispetto dell'animale. Comunque noi siamo qui proprio perché tutti noi abbiamo dentro questa predisposizione al comprendere la sofferenza dell'altro. In particolare siamo attratti sicuramente verso il mondo degli animali, ma credo anche poi verso la sofferenza umana in generale. La sofferenza comunque è un qualcosa che non puoi discendere, puoi allenarti a, come dire, a deviare la tua attenzione più verso la sofferenza dell'animale oppure più verso la sofferenza dell'uomo. È impossibile che se tu hai dei buoni neuroni a specchio, hai dei buoni recettori che funzionano e hai una grande empatia genetica, è impossibile che tu riesca a distinguere, a discernere e a separare l'attenzione verso il concetto di sofferenza. Quindi siamo qui proprio per questo, perché noi siamo tutti verso la difesa dei diritti internazionali della specie vivente, quindi verso il non soffrire, il non morire e soprattutto il non morire in modo brutale, questo sia per tutte le specie mammiferi esistenti. Poi ci sono tantissimi altri motivi, ma sicuramente questi sono quelli che ci uniscono e che uniscono persone di diversa estrazione. Il bracconaggio genera quindi
Io normalmente non parlo da seduto, muovo molto, quindi scusa a me, ma non può perché poi le immagini, le telecamere sono tutte messe in modo, quindi date pazienza, ma insomma a volte farò dei movimenti strani. Il bracconaggio genera, scusate perché qua siamo, il bracconaggio genera sicuramente orfani. Orfani di avorio, ma orfani anche del rinoceronte, no? Quindi anche orfani per il corno. In questo caso noi parleremo di bracconaggio, di trappolaggio, e chiaramente sia guarderemo l'aspetto legato all'avorio, ma anche quello legato al corno del rinoceronte. Queste sono le realtà che in questo momento questi animali così antichi, così primordiali, stanno vivendo, gli ultimi mammiferi grandi del nostro pianeta terrestre. Cosa si dice in questo momento? Che a ritmo di un elefante ucciso ogni 15 minuti, probabilmente da qui a X anni, non molti, nel 2025, ci potrebbe essere questa estinzione di questa specie che attualmente, ripeto, non è a rischio di estinzione, di sopravvivenza, ma sta avvicinandosi molto al rischio dell'estinzione, della sopravvivenza. Ben diverso sarà per quanto riguarda il problema legato ai rinoceronti, bianco o nero che sia, loro sono veramente a rischio di sopravvivenza, a rischio di estinzione, è una specie che si estinguerà a fascia. Ecco, non tutte insieme, tutte in un momento, ma probabilmente se continuiamo a questo ritmo di uccisione, li vedremo estinguersi molto prima degli elefanti. Le cause che attualmente sono da imputare a questa problematica sono prevalentemente tre. Abbiamo la richiesta del mercato del lavoro, la competizione con l'uomo e la desertificazione e la deforestazione, che sono anche queste importanti cause perché vanno a aumentare il conflitto, vanno a aumentare praticamente la sparizione di alcuni di questi esseri viventi che hanno bisogno di tantissimo terreno per alimentarsi. Cerco di stare nelle regole dal punto di vista di spiegazione, perché ogni riflessione potrebbe portare almeno 15 minuti di parlare. Ecco, quindi poi chi fosse veramente molto interessato ne potremmo discutere a parte o in altra sede. Queste sono tre scritte veloci di quelli che sono gli elefanti attualmente sul nostro pianeta. Quindi abbiamo l'elefante indiano, l'elefante massimo, l'oxodonta africana e poi l'elefante delle foreste, che è l'oxodonta ciclotis. Attualmente parrebbe che una parte degli elefanti, o quantomeno forse anche tutti gli elefanti che esistono in Namibia, che hanno una caratterizzazione diversa dal punto di vista di orecchie, di corpo e di zampe, abbia un codice genetico che sia abbastanza separato da questi tre codici generici, quindi potremmo anche assistere nel futuro al riconoscimento di una quarta specie. Per quanto riguarda il rinoceronte, ne abbiamo cinque specie, tre asiatiche e due africane, tutti quanti voi sapete un po' più o meno quello che sto dicendo, e quindi indiano, bianco, nero, no, Sumatra e Giava. Quello di Giava ne sono rimaste praticamente 50 di specie in tutto il pianeta. Il rinoceronte è bello, il rinoceronte è un animale eccezionale come tutti gli animali, si divide in prevalentemente in bianco e nero, ma comunque la differenza la voglio sottolineare soltanto in questo senso, che madre natura li ha fatti così e li ha messi in una condizione di alimentarsi in modo dissimile, diverso. Quindi c'è una diversità di specie perché proprio c'è una diversità di approvvigionamento di cibo. Quindi il bianco bruca per terra, sull'erba, proprio come i nostri bovini. Il nero invece con l'albro a uncino
è più su un albero medio, all'altezza ginocchio o anche un pochino più su. Quindi capite che tutto è connesso, tutto è interconnesso, tutto ha un significato biologico, tutto ha un significato di equilibrio in natura. Ci sono proprio dei momenti, dei grandi equilibri, che quando sparisce una specie chiave, come sono loro, in quel momento si rimescono le carte da un punto di vista ambientale degli ecosistemi e dei microecosistemi, che possono portare dei grossi cambiamenti sui grandi ecosistemi. Quindi c'è una spiegazione a tutto. Alcune specie viventi possono sparire, alcune spariscono, noi non ce ne rendiamo anche conto in Amazzonia o in posti che sono ancora poco conosciuti, quante specie viventi sono nate, si sono adattate, hanno avuto il cambiamento, tutto quanto, e hanno poi avuto una regressione e sono sparite, quindi neanche le abbiamo mai conosciute. Alcune spariranno, ma queste non hanno questa importanza come specie chiave. Cioè, la specie chiave è quella che crea, che condivide con l'ambiente e con le specie vicinori un equilibrio, che è quello che poi ci permette di avere l'aria pulita, quello che poi ci permette di avere una quantità giusta di piante e di animali per quell'ecosistema, e quindi poi eventualmente una convivenza anche con l'uomo, se mai ci dovesse essere. Queste sono le quantità, i numeri che rappresentano gli elefanti, i rinoceronti in questo momento nel mondo, con il loro corrispettivo chilogrammo. E vedete anche, insomma, un po' il numero di specie più o meno esistenti, è abbastanza aggiornato. La popolazione degli elefanti. Bene, la popolazione degli elefanti, abbiamo avuto due momenti storici, adesso li vedremo, ma insomma diciamo che dal 1930 4 milioni di elefanti sulla Terra, a un certo punto verso i primi del dopoguerra scendiamo a 1,5 milioni, per poi arrivare oggi al 2010 più o meno, vedete le statistiche, sono abbastanza, un gap abbastanza importante, cioè 386.000 a 672.000, insomma in linea di massima 500.000 elefanti sono quelli che sono ancora vivi sull'ambiente, e africani e asiatici, quindi non ne abbiamo moltissimi. In Africa abbiamo detto più o meno questi, secondo me dal punto di vista dell'elefante asiatico, questa è una statistica del 2004, quindi siamo ancora verso i 36.000. Questo per quanto riguarda gli elefanti. Per quanto riguarda la popolazione dei rinoceronti, ecco, vedete che abbiamo proprio una discesa intorno ai 20.000 bianchi in questo momento in Africa, e stiamo andando proprio a un livello zero, quindi stiamo proprio scendendo in un modo brutale. Questo ha una storia, tutto questo. Si sono vissute delle grandi epoche di devastazione, anche tra l'uomo verso l'uomo e l'uomo verso l'ambiente. In questo caso dobbiamo assolutamente ricordarci che ci sono state le invasioni, ci sono state la spartizione dei territori africani dalle colonizzazioni che noi abbiamo avuto dai primi dell'Ottocento, e verso la fine dell'Ottocento iniziano le prime distruzioni, le prime uccisioni di massa di questi elefanti o rinoceronti, e già lì per le stesse motivazioni che abbiamo oggi. Comunque c'è una memoria storica dell'inizio di queste attività legate proprio alla distruzione della distruzione, perché non è un'uccisione, è proprio una distruzione di massa di questi animali. L'avorio da sempre ha avuto un significato importantissimo per l'uomo, per vari motivi. Dico importantissimo perché se non fosse stato importantissimo, oggi non saremmo a questi livelli qui. Quindi abbiamo tantissime considerazioni da fare. Velocemente, vedete, sono stati costruiti dei monili, dei sigilli importantissimi, no? Dai cinesi, insomma, piuttosto che sono stati utilizzati come
palle da biliardo come copertura delle revolver di un certo periodo del dopoguerra, ma anche fino adesso. Sono stati utilizzati per fare non so, i tassi dei pianoforti, cioè l'avorio ha una utilizzazione commerciale, ha avuto un'utilizzazione commerciale e continua ad averla, in America in particolare, abbastanza forte. Ma quello che è forte è l'impiego, la trasformazione della zanna d'avorio in toto, quasi in toto, nei gingilli e nelle statuette che vengono poi vendute nel mercato asiatico, in particolare in quelle zone dove c'è anche una forte pressione cattolica, dove quindi c'è il Niño, dove quindi ci sono delle statuine molto importanti che hanno questa raffigurazione, questa, come dire, questa estasi di ricongiungimento al mondo, della Madonna, insomma, ecco, del mondo cattolico, che ha spinto in alcune zone molto importanti dell'Asia alla costruzione di queste statuine e con la loro poi raffigurazione e presentazione in pubblico in alcune fasi dell'anno. L'avorio, ma perché questo l'avorio? Perché l'avorio è un materiale resistente che dura nel tempo, quindi sostanzialmente l'uomo ci ha visto bene sotto un certo punto di vista, cioè ha trasformato un prodotto, si è come attualmente è, eretto a individuo che può interconnettersi nell'ambiente, prendere e trasformare a sua immagine e somiglianza, no? Quello che noi stiamo vivendo da anni, lo sfruttamento della terra in tutti i suoi, in molti dei suoi elementi, che casualmente, chimicamente, casualmente sono lì e che poi hanno sviluppano quello che viene definito energia, per la quale l'uomo è molto legato, però c'è anche l'avorio, quindi queste tribù di tantissimi anni fa che poi trovavano questo avorio nei cimiteri degli elefanti naturali o dove l'elefante moriva, lo cominciavano a lavorare e vedevano che era un materiale che durava più della loro vita, quindi è un materiale altamente resistente e per questo può avere una memoria culturale, una memoria politica, una memoria, se vogliamo, di tradizioni popolari, e quindi ha creato un mercato e quindi è come l'oro, no? È un po' meno resistente dell'oro, ma esiste, e questa è una delle motivazioni per quali questo avorio ce n'è bisogno, perché l'uomo lo vuole per questo motivo qua. Attualmente però abbiamo scoperto che c'è un frutto, io non ho messo le immagini, c'è un frutto che è molto simile per densità e per spettrofotometria alla durezza, alla consistenza dell'avorio. Quindi nasce di un colore molto scuro, ma lavorato potrebbe dare lo stesso effetto del come monile, se vogliamo parlare proprio di necessità di mettersi addosso qualcosa in questo senso, dell'avorio. Quindi bisogna spingere molto in quel senso, ma questo sarà poi argomento di prossima descrizione. Ecco, qui vedete un po' di situazioni. Attualmente cosa sta accadendo in America? Ecco, oggi siamo al 20, siamo al 20 oggi. Quindi sostanzialmente nei prossimissimi giorni, a fine mese, ci sarà la richiesta che viene portata avanti da un senatore nel New Jersey, anche in associazione con Washington DC, di questa richiesta di stop definitivo al commercio dell'avorio in America, proprio zero, stop definitivo. Questa è la richiesta che verrà proposta nei prossimi giorni, cioè fine mese, in America, e dovrebbe portare a far sparire, ecco, proprio il mercato del lavoro in America. Ora, perché addetto al lavoro mi potrebbe dire, ma come, il mercato del lavoro ancora esiste? Sì, c'è un mercato ancora legale, soprattutto se parliamo di un mercato pre-CITES 1972-79. Comunque c'è ancora un mercato. Ecco, questo, in questo momento, questo Bad Ivory Sale è praticamente quello che sta accadendo in America in questi giorni. Quindi vi sto introduco pian pianino per farvi comprendere che attualmente nel mondo
non siamo solo noi italiani a parlarne, ma noi siamo gli ultimi a parlarne, nel mondo si stanno creando delle cose molto importanti. Questo viene fuori dall'America perché? Perché Clinton e Obama hanno dato milioni di dollari per sostenere e supportare l'anti-poaching contro il bracconaggio, e anche alcuni VIP ultimamente hanno dato soldi per gli elefanti. Quindi è un qualcosa che sta accadendo ora. Le motivazioni di perché questo accade, perché molti si sono resi conto che la problematica dell'avorio è legata a queste problematiche qui, sociali, di instabilità globale, socio-economiche, della biodiversità, che fa tanto figo ormai parlare di biodiversità, no? Ecco, questo è un concetto di biodiversità, che è tutto interconnesso, che sta esistendo e che chiaramente finirà, parte di questo finirà con l'estinzione degli animali, dell'elefante. Però nel frattempo tutte queste instabilità che stiamo vivendo esistono grazie a questo. Avete visto che il mercato, avete visto il concetto del mercato del lavoro, no? Del valore che va da 500 a 800 dollari al chilo. Poi chiaramente bisogna ragionare che un bracconiere di sopravvivenza, di sussistenza, cioè un poverino che poverino tra virgolette, che va a uccidere un elefante, prende un po' di avorio e se lo vende al capo tribù, il quale sono 50 dollari, questo pompa fino a 800 dollari sul mercato internazionale. Il corno del rinoceronte è praticamente questa la situazione. Il corno del rinoceronte, voi tutti sapete che è fatto di cheratina compressa, insomma sono come i nostri capelli, le nostre unghie, quindi non ha nessun significato se non che come se noi avessimo un rinoceronte che vede uno di noi con dei bei capelli, si fa fuori perché li vuole mettersi in testa oppure se li vuole mangiare, perché voi sapete che il corno del rinoceronte ha delle proprietà, sono state riconosciute le proprietà erroneamente, il mondo scientifico lo ha confutato, gli ha proprio totalmente detto che non esiste, che il corno del rinoceronte ha un valore curativo, terapeutico, contro il cancro, contro le malattie, contro, che ne so io, afrodisie, queste robe così, quindi non esiste. Però il suo valore attuale è di 60.000 a 96.000 dollari al chilo in polvere, un corno sono 4-7 kg, la cocaina costa 91.000 dollari al chilo. Questa è la realtà dei rinoceronti uccisi in Sudafrica fino al 2013. Attualmente al 2014, al 20 luglio, cioè esattamente ad oggi, abbiamo 558 rinoceronti uccisi. Quindi adesso iniziamo un po' a capire, oltre alle motivazioni che vi ho spiegato del perché vengono uccisi, vediamo un po' di capire anche come vengono uccisi, no? La brutalità e il sistema che poi porta questi orfani a stare vicino ai genitori nel momento in cui accadono queste cose qui. L'elefante viene ucciso e lasciato lì vivo, sfogliato, tra virgolette, distrutto con motosega e con asce per asportare le zampe. Questo accade anche al rinoceronte, ucciso, o anestetizzato o comunque sparato e lasciato vivo in campo, in quel momento con una motosega gli vengono asportate le parti che abbiamo detto prima. Quindi la cosa che comincia a diventare veramente pesante anche da un punto di vista visivo, non possiamo vedere più queste immagini qua. Ecco, cominciamo a entrare nel meccanismo del problema, no? Quindi i gruppi terroristici, le milizie ribelli, uccidere, approvvigionarsi di questo tesoro che viaggia libero per l'ambiente è facile, non ha possibilità di grandi contrasti perché loro non hanno molto da, come dire, da difendersi, adesso lo vedremo, e quindi è veramente un disastro, soprattutto in questo momento economico e in questo momento di terrorismo dove ci sono bisogno di soldi e questo è un facile approvvigionamento.
Per quanto riguarda le strade interne del l'avorio, le vedete qui, ma le trovate messe da qualsiasi altro tipo di, cioè, su internet. Queste sono alcune strade del commercio, più o meno dal Kenya, dal Tanzania, dal Sudafrica, si ripercuotono, si rifanno le stesse strade che venivano utilizzate per il commercio del sale, per il commercio dell'oro, per il commercio degli schiavi, quindi è tutto già scritto, non c'abbiamo, abbiamo forse delle navi diverse, ecco. Però le strade del commercio dell'uomo sono antiche come l'uomo, quindi non ci sono strade nuove, sono quelle. Questo vuol dire che si sanno quali sono le strade, se si vogliono interrompere. Queste verso la Malesia, verso la Thailandia, verso la Cina, e però ci sono alcune che vanno verso l'Europa e ce ne sono alcune che poi chiaramente partono dal Marocco e vanno verso l'America. Questa è la quantità di avorio che è stato più o meno visto essere trasformato e portato in Hong Kong in un certo periodo, quindi tantissime tonnellate. Ogni paese ha contribuito, ogni nazione, vedete, 7.97, 5.50 è sconosciuto, Camerun, Kenya, quindi per farvi capire da quanti posti arriva. Ivory poaching, qui c'è tutta una storia che racconta cosa accade, sintetizzata, trovate in internet, è molto interessante. L'attività di bracconaggio fornisce circa il 40% delle risorse del terrorismo, ma è il quarto business dopo la droga, le armi e il commercio umano, cioè quindi prostituzione, bambini, organi. Il quarto è il commercio di animali o parti di animali in via di estinzione o no, quindi commercio flora-fauna, quarto a livello mondiale, non commercio di elefanti, di rinoceronti o di elefanti, commercio di tutti gli animali. In Kenya negli ultimi 5 anni 30.000 elefanti, così come in Tanzania, e vabbè, 1 miliardo e 400 milioni, queste sono statistiche, sono facili, basta moltiplicare il prezzo per il chilo e per quanti ne sono morti, tanti, troppi. Il viaggio mortale dell'avorio comincia con il massacro di animali innocenti e finisce con il massacro delle persone innocenti. Questo Elephant Action League disse questo. In realtà tutti noi pensiamo all'ultima problematica del terrorismo locale, ma comunque il terrorismo si approvvigiona anche il terrorismo internazionale si approvvigiona da quello che viene fuori dal lavoro del corno del rinoceronte, e se non è terrorismo è mafia e poi rientra nel terrorismo e viceversa. Quindi a Nairobi ci furono 72 morti a settembre del 2013. Ecco, Douglas Hamilton dice: i pachidermi sono delle cassaforti di soldi che girano per la savana. Hillary Clinton è stata forse una delle prime a livello internazionale a rendersi conto dell'importanza del momento, e adesso è un momento molto importante perché adesso sta ritornando sulla curva di uccisione e di distruzione di queste specie viventi. La maggior parte degli stati africani non hanno abbastanza risorse economiche, ecco perché l'America è uscita con 9 milioni di dollari, quello che ha fatto il film con la nave lì, come si chiama? DiCaprio ha dato 1 milione di dollari. Insomma, c'è gente che comincia a essere attiva dal punto di vista di finanziamenti per bloccare questo che è. Ecco, solo da poco in Kenya per esempio è accaduto che da 180 dollari si è arrivati finalmente a 3.000 e passa dollari di multa con prigione, quindi sono state rinforzate le misure sia di prigione sia di pene pecuniarie, ma da pochissimo e non in tutti i paesi. Le guardie forestali sono in crisi, non riescono a star dietro a un meccanismo come questo. Si stanno attrezzando, ma è una battaglia abbastanza difficile. E ultimamente, come vedete, ci sono dei cani, i Blue Town, questo che vi ho messo alla fine è un Blue Town, sono dei cani molecolari molto importanti, in Kenya ce ne sono circa 15, di questa razza ce ne sono 3,
Questi sono cani molto importanti, però non basta. Questi sono cani che lavorano molto rapidamente sul concetto che sul molecolare, quindi più distanza di chilometri su aree molto estese, riescono a trovarti il bracconiere. Ma chiaramente se il bracconiere si sposta con un elicottero, si sposta con una jeep e va veloce e torna dentro in un'azione vicino ora al Kenya, non lo trovi più. Se è un poraccio, tra virgolette, lo trovi. Questi sono cani importantissimi, sono cani che tu uccidi una persona qui, te li trovano a distanza di 10 km ma senza problemi. Vivono, lavorano molto bene in zone estese, ecco, quindi non sono i cani da quartiere, però insomma vengono usati da parecchio. Negli ultimi 10 anni i bracconieri hanno ucciso più di 1000 guardie forestali, ma questo non solo per quanto riguarda gli elefanti, ma parliamo anche delle scimmie, dei scimpanzé, dei primati, insomma, nelle varie dislocazioni a livello mondiale, e quindi non solo per gli elefanti, ma anche per i rinoceronti. Il problema è che questi hanno dei dispositivi che fanno paura, quindi Kalashnikov, quindi armi pesanti, quindi visori notturni, sono estremamente equipaggiati, ben foraggiati e quindi non c'è possibilità altra che ci sia dentro il terrorismo a un certo livello. Lì la gente muore sul serio, lì c'è una condizione di sopravvivenza a questi attacci e se ti trovi dentro al momento devi essere ben equipaggiato veramente. Attenzione che l'influenza di terroristi è alta perché sono stati trovati nei crani degli elefanti proiettili, come voi vedete qui, Sudan, Iran e Sud Sudan. Quindi abbiamo proiettili di provenienza chiara. E mi fermo qua perché ovviamente. A me esiste anche un bracconaggio di sussistenza. Il bracconaggio di sussistenza è quello che prevede anche l'uccisione di animali di altre specie e con armi più semplici, però con frecce iperavvelenate. Quindi non dà tregua all'animale, non dà scampo. C'è una morte anche qui, una morte brutale. Uguale questa come l'altra. La morte provocata dall'incursione notturna o a cavallo di persone. Chi ha seguito internet, insomma, o le notizie mondiali ha visto quello che è successo nelle varie realtà. Poi vi faccio un'immagine dopo, abbastanza un quadro, un dipinto, quindi non vera. C'è stata un'incursione fatta a cavallo per 1500 km che si sono spostati da una parte, sono andati in un'altra, hanno ucciso più di 100 elefanti e sono tornati con le zanne via. Ma non è possibile questo. Cioè, non è possibile nel senso che. C'è un lascia passare continuo, la corruzione lo sappiamo tutti, ma gli elefanti vengono uccisi con raffiche da Kalashnikov, vengono storditi, non uccisi, cioè trovi 100 proiettili all'interno di un elefante che comunque prima di morire non è un proiettile esplosivo, proiettili importanti, ma sono proiettili che feriscono e danno una morte lentissima e mentre lui è giù abbattuto. Viene comunque, come abbiamo detto, rovinato dalla motosega. Quindi c'è anche un'azione, ci sono dei sedativi che vengono dati adesso. La gente con i visori notturni arriva lì, dà sedativi, l'animale va giù e mentre dorme gli vengono dati praticamente queste cose. L'antipoaching, il Kenya WS. Il Ted Davis Shelter, il Lion Trust, appunto, che io rappresento qui come ambasciatore, sono nel pezzo, si dice, vivono da anni la lotta al bracconaggio, ma questa è storia molto antica, parte negli anni 50, dove il marito della Daphne Sheldrick, questa signora che ha fondato il Ted Davis Shelter, il Lion Trust, di Nairobi, proprio a ricordo della morte del marito, scusate. Questa signora, già con suo marito, negli anni 50, ragionava contro il bracconaggio. In pratica sono stati i primi a parlarne e a vivere l'esperienza e le prime costituzioni, le prime squadre anti-poaching, anti-bracconaggio al mondo. Anni 50, Kenya, Tsavo National Park. Attualmente è molto attiva la fondazione Sheldrick in questo,
E quindi una delle nostre priorità è quella di andare nel mondo e spiegare, io in Italia, spiegare quelle che sono le attività dello shelter, che non sono soltanto recupero di elefanti cuccioli orfani, ma proprio anche tutta un'azione di investimento sul territorio di armi, di mezzi di equipaggiamento, aerei leggeri, sorveglianza, Skybet veterinaria, Skyline veterinaria, piuttosto che appunto le squadre anti-bracconaggio, il lavoro fatto con le persone locali, quindi educazione scolastica, investimento nelle radio locali, lavoro proprio a contatto con le persone locali per fare in modo che queste possano divenire domani i protettori di questi animali. Possono divenire guardie forestali con conoscenza e quindi deviare quella parte istintiva, non razionale che ognuno di noi ha, non sull'andare a essere bracconiere, ma sul diventare quello che difende contro i bracconieri. La solita storia del guardia e ladri, no? Tutti noi dentro abbiamo o la potenzialità di essere assassini o la potenzialità di essere delle guardie. Quindi sostanzialmente questo è il lavoro che sta cercando di fare Sheldrick. Qui ci sono delle piccole storie che ci raccontano appunto che c'è tanta corruzione in giro, tantissima corruzione, che è quello che permette esattamente quello che accade ogni giorno. Adesso vado un pochino più velocino perché così. Ecco, il 18 giugno del 1989 il presidente del Kenya, Arap Moi, bruciò, distrusse le prime riserve di avorio. Quindi bruciare, distruggere le riserve di avorio per una nazione è comunque dichiarare guerra al bracconaggio, è comunque dire noi bruciamo milioni e milioni e milioni di dollari, non ce ne interessa di questo mercato, ma a un certo punto lo bruciamo perché vogliamo portare alla coscienza delle persone il concetto che questo farà sì che a un certo punto l'avorio non venga più richiesto e non ci sono più riserve per poterlo vendere. Ma è un po' complesso, infatti questo divieto funzionò fino a un certo punto perché non, poi non disse. Non diceva cosa fare dell'avorio sequestrato e alcuni paesi africani, Botswana, Namibia, Sudafrica e Tanzania, comunque potevano ancora permettersi la vendita dell'avorio. Quindi questa CITES dell'89, sì, come dire, diede 3 mesi dopo, appunto dalla prima distruzione del lavoro, diede praticamente un messaggio chiaro, però poi non fu capace di difendere questo messaggio. Oggi in CITES siamo 176 stati membri. Quindi sostanzialmente quali sono le soluzioni al complesso problema? Ecco, abbiamo detto togliere domanda e offerta. Quindi fondamentale è arrivare al divieto assoluto del commercio dell'avorio. Divieto assoluto in tutto il mondo, sia l'avorio illegale, ovviamente dopo, post CITES si dice, no? Ok, post abbiamo detto 89, sia il l'avorio quello non legale, cioè quello non illegale, cioè quello pre-CITES, cioè quello prima della Convenzione di Washington che disse, CITES e Convenzione di Washington per la difesa degli animali e le loro parti, gli animali in via di estinzione. Allora, prima di questa data tutto quell'avorio può circolare e può essere venduto, tanto che esistono addirittura attualmente esistono ancora vendite online, aste, perché è un avorio certificato. Ma voi capite bene che se io non faccio un carbonio o non faccio un'analisi genetica dell'origine di quello che si può fare, ma che non viene fatta, voi capite bene che questo avorio può benissimo raccogliere un avorio recente. Adesso, infatti, la problematica sono abbastanza importanti. Allora, queste sono le città che attualmente hanno distrutto l'avorio pubblicamente, insomma, abbiamo 8, il Kenya l'ho fatto per 2 volte ed è quello che ci auspichiamo tutti quanti avvenga in futuro in tutte le nazioni che hanno riserve di avorio. In Europa ci siamo arrivati tramite Bruxelles e tramite Parigi. Quindi Belgio e la Francia ci sono arrivati, noi stiamo cercando in qualche modo
di sensibilizzare gli italiani a questa cosa. Sul nostro sito, su un gruppo di Facebook che si chiama Uniti per Loro, abbiamo postato questa lettera presentata al Papa, questa lettera presentata al Ministro attuale dell'Ambiente, e mi auguro che in brevissimo tempo riusciamo a far partire la prima petizione italiana per allinearci a questa realtà internazionale. Perché tutto sommato, se tutti quanti distruggeranno nel giro di qualche anno le loro riserve di avorio, tutti, anche l'Italia, anche quelli che ne hanno poche di riserve, e arriveremo a vietare completamente il mercato, non ci sarà più bisogno di uccidere un elefante, perché l'avorio non avrà più un valore commerciale. Ok? Quindi, se non ci si arriva con la pressione culturale, se non ci si arriva con la pressione sulla Chiesa, bisogna arrivarci con la pressione che l'avorio non deve più esistere come manufatto, non deve più esistere come materiale da lavoro, non deve più essere esposto su una vetrina, non esiste l'avorio al mondo. L'avorio rimane lì, e quando viene raccolto dalle forze di difesa del porcino, contro il bracconaggio, o dagli militari o quello che è, viene bruciato e distrutto sul posto. Basta, rimane soltanto sull'elefante, dove deve rimanere quando l'animale è vivo. Quindi chissà se il prossimo sarà l'Italia. Probabilmente l'Inghilterra è stato fatto un passo enorme pochissimo tempo fa, e cioè il principe Williams si è reso disponibile nel bruciare le riserve culturali di avorio della regina. Cioè, una roba pazzesca se accadrà questo. Ci sono alcuni trattamenti palliativi che sono stati fatti versus il rinoceronte, quindi un taglio preventivo del corno, l'introduzione e perforazione del corno, quindi l'introduzione del microchip e conseguire a livello satellitare i movimenti del rinoceronte, e l'introduzione di materiali liquidi radioopachi a livello dei siti di trasporto, come diciamo, degli aerei, o piuttosto dentro questi vengono messe sostanze tossiche e compagnia bella. Però secondo me, anche secondo molte persone più importanti di me, sono soltanto cose molto palliative, perché poi alla fine è la corruzione che va bloccata più che fare queste cose qui. E se ne potrebbe parlare molto di andare ad anestetizzare un rinoceronte per fare queste azioni, e qui vi lascio soltanto, perché questa cosa probabilmente andrà anche in YouTube o quello dove andrà, vi faccio due riflessioni. Uno, i costi di sedazione di un animale, e quindi dobbiamo ragionare non solo quelli che ci sono nei parchi pubblici, nei parchi privati, che così permettono un aumento del turismo in quel parco lì privato. Secondo, i bracconieri comunque, se vedono un rinoceronte senza corno, o se sanno che in quel posto lì c'è un rinoceronte che comunque è stato in qualche modo modificato, certo, non andranno a perdere tempo, perché c'è il rischio di essere presi, ma rendetevi conto che se possono lo uccidono lo stesso, solo per i picca, oppure se lo trovano in una fase di azione senza il corno lo uccidono, perché la prossima volta non vanno a perdere tempo. Quindi non lo so. Sì, chiaramente da qualche generazione le stragi dei più grandi mammiferi presenti sul mondo, ma vedremo quello che accadrà. Cerchiamo di unirci noi in Italia per dare dei segnali forti anche a questa realtà, che è quella anche soltanto di riuscire a fare in modo che anche l'Italia si allinei alla distruzione del lavoro pubblico. È una cosa che non costa nulla a noi, una volta che abbiamo capito le motivazioni, siamo un altro piccolo tassello in questo grande mosaico mondiale che ci permetterà sicuramente di arrivare a far pressione per arrivare agli obiettivi finali, ground zero, cioè avorio zero. Io non voglio più vedere queste immagini, che sono estremamente pesanti e dolorose, mentre sicuramente, ecco, vediamo quelli che sono i nostri angeli custodi. Attualmente sono quattro a livello internazionale, sono questi che voi vedete, che sono persone che in questo secolo hanno sicuramente dato
stanno dando la loro vita sostanzialmente alla difesa degli elefanti e dei rinoceronti, ma in particolare proprio combattono contro il bracconaggio. Sono quattro angeli custodi che attualmente sono in vita e che in buona sostanza spero che qualcuno di voi possa conoscere. Ecco, noi possiamo in qualche modo portarvi una volta all'anno, il Pangolay Project prevede anche questo, cioè il viaggio in Kenya per conoscere la realtà del Shell che voi adesso magari vedrete con questo filmino a 13 minuti e per andare a toccare direttamente, perché l'uomo è un mammifero sociale, ha bisogno del contatto. E quindi tra le varie cose che noi proponiamo, oltre all'adozione a distanza di un elefante tramite il sito Shellrick o la raccolta di fondi, che quest'anno sta andando molto bene con il nostro obiettivo di portare 10.000 euro giù fisicamente, quindi chi viene con noi a novembre li porta fisicamente e vede dove vanno questi soldi, cioè in mano loro. Abbiamo anche l'altro obiettivo, quello di creare cultura sia in Italia come stiamo facendo, informazione, ma anche emozionalmente portare le persone giù a entrare anche in questo mondo e regalandovi, ma più che altro voi vi regalerete un viaggio emozionante per la vita. Ecco, questo è un po' il concetto. Questo è il nostro Aga Team, che è praticamente il nostro team veterinario che in qualche modo ha lavorato e sta lavorando in Kenya e in buona sostanza io ho partecipato come medico veterinario alla costituzione e alla formazione del primo protocollo per gli esami al sangue degli elefanti nel territorio di Shellrick Wildlife Trust. Quindi ne sono molto onorato, ringrazio la Fondazione Shellrick per avermi dato fiducia, per aver dato fiducia a tutte le persone che lavorano all'interno del Pengo. Il nostro è un settore molto specifico, ma come avete visto oggi, dopo questa chiacchierata, non siamo più così tanto distanti da quello che è praticamente l'Africa. Qui troverete le nostre informazioni, info@pengolifeproject.it, www.pengolifeproject.it, siamo su Facebook e col Pengolife Project. Abbiamo anche questo gruppo che abbiamo messo insieme ad altre realtà italiane, uniti per loro, quindi vi prego di andare a informarvi, cliccare e in qualche modo condividere con noi questa esperienza recente per l'Italia, ma già abbastanza forte.